I giovani e lo sport, sempre più ragazzi rinunciano alle loro passioni per concentrarsi sullo studio, ma questi due mondi possono convivere con successo. Sport e studio, la relazione è virtuosa, eppure i dati italiani segnalano un progressivo abbandono della pratica sportiva da parte dei giovani, disincentivati dai carichi scolastici. Se fino a 14 anni il 68% dei ragazzi si dedica abitualmente a una disciplina, la percentuale cala al 57% dopo i 20 anni. A Parma, lo Sport Center decide di celebrare i suoi iscritti con premi di merito per chi riesce a conciliare efficacemente libri e risultati. Nella pallanuoto, magari sia ad altissimi livelli, puoi fare dello sport la tua vita, ma diciamo a un livello alto come il nostro, comunque Serie B è un livello alto. È comunque importante portare avanti un percorso parallelo, dare un forte spazio allo studio, perché fondamentalmente sarà quella la nostra vita. Il messaggio diventa più efficace quando a portarlo sono due sportivi vincenti, Tania Di Mario e Matteo Restivo. Di Mario, oggi presidente dell'Orizzonte Catania di pallanuoto, è stata campionessa olimpica e miglior giocatrice al mondo nel 2004. Tante medaglie, una carriera stellare e una laurea in economia. Restivo, due bronzi europei, primatista italiano nei 200 dorso nel 2018 e una laurea in medicina a pieni voti. Il primo consiglio è quello di pensare anche ad una vita senza lo sport, senza la pallanuoto, o comunque non giocata, non in maniera attiva, perché io le sprono moltissimo la scuola, gli studi, l'università, poi mi sono accorta che fondamentalmente persone che riescono a fare più cose sono anche degli atleti migliori. Mi capita spesso di ricevere sui social network, su Instagram principalmente, contatti da ragazzi che magari soffrono perché il professore gli dice non puoi fare l'atleta se vuoi studiare, oppure dell'allenatore che gli dice non puoi fare lo studente se vuoi fare l'atleta. Io ritengo che questa sia una convinzione portata avanti molto spesso da professori che non hanno mai fatto sport o allenatori che non hanno mai studiato. Ci sono buone intenzioni e cattive interpretazioni, forze contrastanti nella scuola. Non tanti insegnanti la pensano come me. Per loro, secondo me, l'attività sportiva passa in secondo piano. L'attività sportiva è un valore aggiunto, in quanto insegna il rispetto di se stessi e per gli altri delle regole e avvicina, secondo me, ad aumentare il grado di autonomia dello studente. Disciplina, impegno, ambizione e sacrificio sono motore comune nello sport e nello studio, favoriscono un percorso parallelo. Se la medicina mi ha dato una mano a superare momenti di ansia nello sport, è vero anche il contrario, perché mi è capitato nel mio percorso universitario di vedere studenti molto molto preparati perdersi in un bicchiere d'acqua di fronte a un professore severo. Io questo problema non l'ho mai avuto perché comunque chiaramente quando anche solo vai a un campionato italiano oppure quando vai in giro per il mondo a rappresentare l'Italia, chiaramente la tensione è 100 volte più alta. Ci sono stati giorni in cui mi sono addormentata sul libro, ci sono stati, però è stata la stessa determinazione che avevo dall'altra parte, forse l'ho portata anche nelle aule dell'università. La cosa che mi ha reso tutto più semplice è che era talmente tanta la tensione mentre giocavo che poi l'università e l'esame mi sembrava molto più semplice e quindi forse è stato questo che mi ha aiutato. 'Cause I love